Benissimo, buonasera a tutti. Siamo in diretta dalla sala corsi di Diretta Sim. Vedete inquadrati Davide Biocchi e Gianluca Beccaria per la pillola di borsa. Oggi è il 12 luglio, martedì, e parleremo di banche. Davide. Allora, intanto grazie a tutti di essere qua. Ciao a tutti, bentornati. Saluto a chi ci segue da casa, da remoto, si diceva una volta. E diciamo che sembra che quello che ci siamo detti l'ultima volta che ci siamo visti sia stato abbastanza puntuale, diciamo, ok? Visto quello che è capitato sul mercato. Insomma, diciamo che se c'era modo di stupire in ogni senso, il mercato ha fatto tutto quello che c'era per stupire in ogni senso. Ma dai, Gianlu, introduciamo un po' la situazione e purtroppo stasera parleremo anche un po' di banco, mi spiace. D'altronde qui non si parla di altro. Ce n'è da dire. Ci sono delle cose da dire interessanti. Ci sono tante cose interessanti su tanti fronti da capire. Ci sono talmente tante cose da dire che è un po' difficile anche capire da dove iniziare, ma provo a dettare un po' così di idee e poi cerchiamo di svilupparle poco per volta. Ci siamo visti qualche settimana fa parlando di banche, sui famosi non performing loan e tutto quello che ne derivava. E di Brexit anche. Di Brexit e tutto quello che ne derivava. Allora, naturalmente anche Brexit non ha aiutato, perché la discesa dei mercati di quei giorni, che ha influito palesemente su tutto il sistema bancario italiano, ha fatto avvitare le quotazioni delle banche a tal punto che il problema è diventato di nuovo veramente molto forte. E l'abbiamo scritto anche sulle nostre pagine Facebook in queste settimane, il problema dei non performing loan non è un problema nuovo, è un problema che si ripropone dopo un pochettino di tempo. E diciamo che tutto questo ha avuto un po' il suo effetto più grande da quando BCE ha mandato questa lettera, che abbiamo anche pubblicato sulla pagina, dove chiedeva a Montepaschi una riduzione del 40% dello stock delle sofferenze nel prossimo triennio. Io ho anche detto, per me è una questione di percezione. Perché è una questione di percezione? Perché che il problema esista lo sappiamo e lo quantifichiamo anche. E che ci sia già un piano per risolvere gradualmente questo problema è altrettanto vero. Poi porre un pochettino più l'accento sta anche bene, ma proviamo a fare un po' di ordine. Ma piano, diciamo, quando parli di piano, diciamo che è la stessa banca che ha... La stessa banca ha dichiarato, quando gli è arrivata la lettera della BCE, che comunque la richiesta da parte della BCE si incastrava perfettamente con i parametri che erano già stati deliberati in consiglio d'amministrazione. Io però provo a dire un po' di numeri, perché poi è importante provare a mettere un po' di dati oggettivi, se no le valutazioni rimangono di pancia, non razionali. Le sofferenze in Italia sono circa 200 miliardi, 210 a essere precisi. Ma le sofferenze nette, perché qua tra lordo e il netto c'è una bella differenza, sono 87 miliardi. Cosa significa? Che originalmente i crediti inesigibili delle banche erano 210 miliardi. Le banche in questi anni hanno già accantonato parte di questi crediti inesigibili e oggi sono iscritti a bilancio, se la vogliamo fare così un po' grossolana, per 87. Quindi un processo di svalutazione del 60%, perché da 280 più o meno siamo lì, le banche l'hanno già fatto. Quindi quando parlate di 200 miliardi di sofferenze è già importante dire se sono lordi o se sono netti. Perché dei lordi, se il mercato l'ha già digerito, a me non me ne frega di quanti erano lordi. A me mi frega sapere qual è il problema oggi. Quello che era in passato, se un pezzo l'abbiamo già risolto, sono meno interessato. Sì, poi c'è da dire anche un'altra cosa estremamente importante. Supponiamo che io presti soldi a tre amici. Non si sente? No. Grazie. Se posso un po' più alto. Va bene, non c'è problema. Supponiamo che io presti i soldi a tre amici. E supponiamo che nessuno di quei tre amici me li abbia ridati indietro come pattuito. Però intuitivamente potete tutti concordare con me che probabilmente non è detto che tutti quei tre amici non mi ridaranno i soldi. Probabilmente io già so che magari uno dei tre non me li ridarà mai, già so che magari uno dei tre probabilmente me ne ridarà un po' meno, già so che uno me li ridarà, è solo un problema di tempo. Cioè,
quando tu eroghi credito e quindi crei tra tutti quelli che invece riescono a ripagarti anche una fetta di persone che non ti restituiscono, ciò che oggi va sotto il nome di non performing loan, che tradotto significa prestiti che non generano profitti, va papale, ok? È evidente che non tutti quei non performing loan hanno le medesime caratteristiche. Alcuni dovrebbero essere definiti come perduti senza nessun'ombra di dubbio, ma altri magari a fronte di una transazione se ne possono recuperare almeno una parte. Cioè il sistema però li tratta tutti uguali, cioè c'è comunque, voglio dire, questo è tipico di quando si va verso un eccesso e c'è un accanimento terapeutico, lasciatemi dire, no? Penso che concorderai, che converrai su questa cosa. Quindi non è solo il problema che io, tra l'altro, nel frattempo una parte li ho già in qualche modo metabolizzati, c'è anche il fatto che di quelli che sono rimasti non è che tutti hanno lo stesso livello di criticità. Alcuni probabilmente non torneranno mai più, ma su altri magari qualcosa si può fare. E quindi senz'altro quel monte di poco superiore agli 80 miliardi a fronte di transazioni potrebbe essere anche drasticamente ridotto, secondo me. Infatti, per mettere un po' in fila i numeri, vi chiedo scusa se lo ripeto, ma lo faccio perché a me dà chiarezza farlo e magari vi può aiutare. Quindi 2,10 lordi, 87 adesso, e qua c'è il gap, perché oggi sono 87, ma se volessimo venderli questi crediti inesigibili, più o meno il mercato li paga una quarantina, cioè la metà. Quindi c'è un gap di 40 miliardi tra quanto io ce l'ho iscritti a bilancio e quanto me li pagherebbero se io li vendessi. Naturalmente questi 40 mi creerebbero una minusvalenza, nel senso che è lì che sta il problema. Però vi dico una cosa in più, nessuno si preoccupa di dire, ed è il punto che vi diceva Davide, di quegli 87 io quali garanzie ho? Perché io posso avere un credito che è andato in difficoltà o in sofferenza, però avrò delle garanzie che mi garantiscono quel credito. E le garanzie di quegli 87 miliardi sono circa 122 miliardi. Quindi apparentemente con il processo di svalutazione tra quello che valgono oggi non performing loan e le garanzie che ho, io sarei coperto, però sarei ampiamente coperto. Però anche qua tocca fare dei distinguo che il mercato non fa. Allora, che garanzia è? Se la garanzia è una firma di fideiussione che Davide ha fatto su di me, può valere o non valere, perché Davide nel frattempo può essersi spossessato di tutto quello che ha e la sua garanzia non vale niente, come può avere tantissime disponibilità e allora vale piena. Può essere una garanzia reale, cioè un bene immobile. L'immobile. Allora l'immobile, sicuramente il mercato non è floridissimo, però buttalo pure via, un immobile, qualcosa ti rimarrà attaccato. Quindi non stiamo parlando soltanto dei denari che ha preso l'individuo vattela pesca che sparisce con i soldi, stiamo parlando di crediti inesigibili, già parzialmente svalutati, anzi svalutati circa il 60%, e di quelli che ci sono ancora delle garanzie importanti. Il problema qual è? Non è, secondo me, quanto prenderanno di questi crediti inesigibili, perché il mercato pensa che il problema sia quello. E quanto io incasserò? Il problema è un altro, il problema è che non è il mestiere della banca fare la società di recupero crediti, ed è un fardello molto importante da portarsi dietro. Allora, io dico questo, oggi si parla tanto di ricapitalizzazione, cioè fare in modo di dare alla banca il capitale sufficiente affinché sopportare una minusvalenza derivante dalla cessione dei non performing loan. Quindi abbiamo detto prima, 87 miliardi, li cedo a 40, ne faccio 47 di perdita, devo avere il capitale necessario per stare ancora nei requisiti. Questo è un po'. Ma perché dobbiamo per forza, questa è una domanda che mi faccio io, cederli in una volta sola? Cioè, perché il mercato oggi pretende di ripulire le banche non performing loan in una volta sola? Allora io dico, se io ho bisogno di tantissimo patrimonio, perché sono in un paese che cresce del 20% all'anno, e ho bisogno di ripulirmi per prestare soldi dappertutto, allora va bene, ma il problema in Italia è che qua
manca la domanda di credito, non è che manca l'offerta di credito. Allora forse il problema è più nella cessione di queste sofferenze non performing loan che non del capitale, perché forse si decidesse di smaltirli come hanno già fatto adesso, abbiamo già detto prima che da 2,10 sono 87, se scendessimo un po' e mentre il valore di quelli che comprano sale, non dico che usciamo a patta, ma questo problema sarebbe minore. Il mercato forse pretende un po' troppo di pulire in un colpo solo tutti i bilanci delle banche. È vero che non costa in termini assoluti moltissimo, perché noi parliamo di ricapitalizzazioni in altri stati che sono costate 200-300 miliardi di euro, il nostro sistema ne avrebbe bisogno di una quarantina, ma perché avere la necessità di ripulirli in una volta sola tutti, quando poi però dal giorno dopo non è che sono tutti lì in banca a chiedere prestiti perché la banca li vuole dare, perché manca veramente la richiesta di denaro. Sì, bisogna dire due cose però in merito a quello che dice Gianluca, che diciamo su questo tipo di spiegazione o di motivazione del perché bisogna aggiustare tutto subito non posso discordare da quello che dice lui, però è vera un'altra cosa, cioè è vero che frequentemente il sistema finanziario, che a volte è un po' parassita del sistema economico, il sistema finanziario, dicevo, tende ad insinuarsi nelle debolezze del sistema strutturale ed economico. Quindi cos'è che accade? Che se questo tu hai una debolezza di circa 40 miliardi esattamente nel settore più debole ma core, cioè significativamente importante per il nostro paese, soprattutto nel momento in cui non puoi esprimere come finanza il tuo, come posso dire, in qualche modo malcelato disprezzo verso la situazione di un paese facendo la cosa più facile, cioè vendendogli i BTP di quel paese, perché questa cosa non si riesce a fare in Europa essendoci il QE di Draghi che va ad assorbire le vendite eventuali sui titoli di Stato. Ecco che il meccanismo va là dove c'è la ferita infetta e si attacca lì. Fondamentalmente la finanza quello che fa è dire: ah, c'è una debolezza strutturale nel sistema bancario italiano che può far sì che io mi possa incuneare lì dentro. Posso fare male a quel sistema, posso obbligarli a sistemare le cose, posso avere anche scovato una debolezza che non è solo di tipo finanziario, ma è soprattutto una debolezza di sistema e politica all'interno dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea, scusate, se proprio volesse porre fine al sistema, al problema del sistema bancario italiano, andrebbe incontro a una spesa che è metà del QE che mette in gioco ogni mese. Non è un problema enorme. Ma il problema diventa che per tutta una serie di, come dire, di tipo burocratico, ecco, una cosa che prima si poteva fare a un certo punto si è detto che non si poteva fare più. Quello che prima si poteva fare, che ora non si può fare più, è che ci sia un aiuto diretto dello Stato sovrano nel contenere, nel limitare questo tipo di situazioni. Siccome però non c'è una formula diversa per mettere a posto queste cose, la partita che si sta giocando tuttora è quella di un paese come l'Italia che dice agli altri paesi: quando voi avete avuto bisogno avete adottato la cosa più logica, cioè l'aiuto di Stato. Sono state nazionalizzate banche in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, dappertutto, ok? Con spese di centinaia di miliardi di euro. E centinaia di miliardi di euro o equivalenti, soprattutto nel Regno Unito e in Germania, sono stati due paesi che più di tutti sono dovuti intervenire in maniera pesante da questo punto di vista. L'Italia, che in ragione di quel grafico che vi abbiamo fatto vedere più volte, cioè di un PIL dei paesi vittime della crisi derivante dai subprime, dalle Lehman Brothers, che vanno giù fino al 2009, poi dal 2009 risalgono tutti quelli del G7, tranne uno che è l'Italia. L'Italia è stato come uno tsunami che è penetrato molto più in profondità nel sistema del paese e quindi i suoi danni li ha provocati con un'onda lunga. L'Italia avrebbe adesso bisogno di una cosa della quale, quando è stata adottata negli altri paesi, l'Italia non aveva bisogno. Il problema è che nel frattempo qualcuno ha visto bene di modificare le regole e oggi i soliti paladini, che tipicamente sono tedeschi,
questo tipo di situazioni, dicono, e beh, adesso dispiace, però non si può più. E uno dice, che cazzo, ma non si può più, e allora che cazzo faccio? Allora, lo Stato italiano prima prova ad inventarsi qualche cosa che alla fine potrebbe più o meno risultare come un aiuto di Stato, però mascherato da un non aiuto di Stato, che prima è Atlante, poi adesso già si parla di un Atlante 2, un veicolo tipo Atlante 2. Poi quando vede che in Europa però gli dicono però devi stare nei parametri, se l'avete notato a livello politico, adesso adesso comincia a venire fuori, sì, da poco risalto a questo, però cominciano a venire fuori delle cose diverse. Renzi non sta più dicendo oddio aiutatemi, Renzi sta dicendo cazzo, noi abbiamo un problema da 40 miliardi, vorrei solo ricordare che c'è qualche banca in Germania che c'ha un problema sui derivati che magari è di qualche centinaia di miliardi di euro, ed è lì, è come un Krakatoa, sta lì, per ora sta lì finché nessuno va, è come quello che diceva lui, finché nessuno va lì e gli dice adesso metti a posto tutto subito, quel problema lì rimane lì, aleggia. Quando qualcuno un giorno gli dirà, come stanno dicendo adesso all'Italia, che un problema si potrebbe risolvere con del tempo a disposizione, non è così. Poi magari, visto che l'ingegner Fabio qua lo inviterei a dire due parole, ci può essere anche un problema che lui conosce bene, molto meno di noi perché per i suoi studi economici tratta anche di questa cosa, che è anche legato al fatto che la crisi strutturale delle banche italiane viene proprio da una crisi economica che appartiene al sistema produttivo, che mette in crisi le banche, ingegnere. È evidente che... Un errore tipico, un errore tipico che veniva rimproverato ai non economisti nell'Ottocento. Dicevano tante balle gli economisti dell'Ottocento, ma questo avevano ragione. Dicevano che il denaro è il velo dell'economia. Cioè uno vede il denaro, ma in realtà dovrebbe guardare quello che ci sta sotto. E questo ho paura che sia il problema attuale, dico paura perché vuol dire che il problema italiano è molto più serio di quello che sembra. Posso vedere un equivalente, vi ricordate quando è cominciato il problema della Grecia? Il problema della Grecia, e qualcuno oggi dice, e ha completamente torto, è se allora avessimo dato quattro soldi tutto si risolveva. Non è vero, la Grecia si era abituata, e come la vedo io, ha un tenore di vita, ha dei consumi molto elevati che non erano supportati dalle sue capacità di produrre internamente o di esportare quanto basta per poter poi importare tutto quello che importava. Comprava credito e a un certo punto la gente che gli prestava ha detto e allora i miei soldi, diciamo che era molto nascosto perché grazie all'euro non si vede bene il fatto di una bilancia dei commerciale in deficit. Prima era chiarissimo, i nostri grandi Mussolini che vogliono l'Europa unita hanno eliminato questo, che era un modo immediato di capire cosa succedeva, e c'era anche la correzione che si chiamava valutazione, così è andato avanti e alla fine si trova più o meno a consumare credo 100 miliardi di euro, grosso modo più di quello che sa produrre oggi, tant'è che più o meno ogni anno bisogna dare 100 miliardi. L'Italia è un po' diverso, l'Italia produceva tanto quanto, a volte addirittura di più di quello che consumava, però è successa una cosa un po' brutta, lo vedete in Veneto, perché le banche venete, Veneto Banca e Cassa Popolare Vicentina sono in crisi? Perché l'Italia si sta distruggendo, ha distrutto e continua il suo proprio sistema produttivo, e se uno distrugge il sistema produttivo avvengono due cose, prima di tutto che il paese va verso una situazione greca, dove tu consumi di quello che produci perché produci di meno, loro consumavano di più, noi produciamo di meno e il paese si è impoverito, e se i redditi sono più bassi adesso di come erano 10 anni fa è perché il totale del prodotto si è ridotto e i redditi sono riusciti magari non abbastanza in fretta per pareggiare, per cui si è creato una situazione anche di problema un pochino nei confronti di rapporti con l'estero. Però soprattutto cosa è successo? È successo che se le aziende produttive, vogliamo che sono in merito, chiudono per motivi che adesso è troppo lungo cercare di inquadrare, e cosa succede a quelli che gli ha fatto crediti? Ovviamente. Trovano,
cioè voglio dire, i debiti incagliati non sono il risultato di aver fatto un'operazione, cioè, poi se il caso specifico ho sbagliato l'ho dato l'amico, sempre che dire, no, è che loro prestavano necessariamente al sistema produttivo, grosso modo. Il sistema produttivo in parte è svanito nell'area e adesso si trovano con un credito inesigibile. Questo vuol dire che non è un problema finanziario, o quantomeno non solo, sì, nel senso che... No, perché se ci fosse un problema che adesso, però poi magari da un'altra parte... No, se si riduce il sistema produttivo non c'è un'uscita tanto semplice. Dobbiamo trovare il modo una volta era di svalutare, adesso dice che non si può perché abbiamo l'euro. Ecco, quindi nel sistema bancario si riflette la riduzione delle loro controparti, perché quelle banche prestano grosso modo alle aziende. Le aziende non ci sono più, una certa frazione ovviamente, e loro si trovano in difficoltà che non sembrano facili da superare, perché se ti svanisce il tuo debitore, tu puoi dire quello che vuoi. Non è solo che crei un non performing loan, ma hai anche perso un cliente che ti avrebbe prodotto. Poi aggiungo altre cose, poi evidentemente, oltre all'arroganza, alla malafede o conscia o magari inconscia dei tedeschi e di tutti gli altri che cambiano le regole, poi dicono che ha sempre ragione perché allora dovevi dirlo, dovevi farlo, stando sul piede solo avresti dovuto fare la crocetta e non l'hai fatta, è che questi signori che non capiscono assolutamente nulla di come funziona un sistema bancario, a cosa serve. Perché loro pensano di essere a posto, di qualsiasi castroneria uno dice è vera perché sono io, non perché la capisco, perché anche lì il concetto, tra l'altro, che ogni singola banca deve avere la sua riserva, non ha nessun senso, perché uno può dire, una volta c'era la banca centrale, diceva al limite intervengo io, anche perché non può fallire tutto il sistema insieme, basta che io abbia una capacità di intervenire nel caso critico, poi licenzierò i direttori e farò tutto. Quindi anche quest'idea che ci debbano essere dei coefficienti per ogni banca, così siamo sicuri, è una roba infantile, perché uno deve dire, se il sistema, io una volta inventavo la banca centrale per quello, in sé è solvibile, la banca può anche avere dei problemi, ma non ci sarà mai un problema del sistema economico nel complesso. Anche l'idea, ma pensate, assurda, perché tutti dicono, ah, ci sono poverini quelli che hanno fatto gli azionisti, quelli che hanno fatto il credito, come si dice, prestiti subordinati, bisogna, ci sono motivi politici, perché, ma l'idea che tu puoi entrare a prendere i conti correnti è distruttiva di un sistema economico. Chi l'ha proposta non dovrebbe poter avere accesso a nessun tipo di funzione decisionale. È troppo idiota uno che dice una cosa del genere. Non c'è proprio un modo di dirlo, tant'è vero che adesso si parla, si dice, ma come è possibile che una regola del genere sia stata proposta e dai nostri bravissimi e direi proprio coraggiosissimi, a tutti l'hanno provata, l'Italia l'ha provata, non si permetterebbe mai di far osservare, questo forse non lo capisce neanche, perché se quelli non capiscono, i nostri sono molto necessariamente più intelligenti, sono dei politici che vivono sulla base. Allora, questo concetto indica una incompetenza che non lascia sperar bene, perché questi qui, diciamo, in Grecia hanno dimostrato di non capire, diciamo, la dimensione nella natura, che è natura economica, non, adesso parlano sempre di finanziare, rifinanziamo, mettiamo un tasso più basso, spostiamo, in 50 anni ci ridarete i nostri soldi, ma sono cose che neanche di fantascienza, eppure la gente... Allora questo dice non ci aiuta molto a sperare che quelli bravissimo per tirare avanti nei limiti delle possibilità di una banca centrale, ma non è certo la banca centrale, può evitare certi tipi di problemi come quelli di certe mancanze di liquidità troppo improvvisa, ma se il sistema economico di un paese comincia a non supportare più i consumi di quel paese, il paese entrerà in crisi, il sistema bancario entrerà in crisi. Troveremo che quello lì, quella banca lì, il direttore l'aveva dato suo cugino e quell'altro, questo così aiuta, perché così vediamo la novella 3000,
le cose, ma il problema è un problema economico. E anche l'idea che si devono essere coefficienti. Ma adesso vi domando una cosa: non c'è le riserve, ma le riserve, i fondi, cosa servono i fondi? Servono per essere usati o per stare sotto una campana di vetro? Se non c'è i fondi vuol dire che li sto usando. Era proprio il motivo per cui li avevo messi. Poi magari li sto usando per risanare una situazione che non è risanabile, questo è un altro discorso. Però questa idea, no, ma qui ci sono i coefficienti, non i coefficienti, come se ogni banca salva, ogni banca ci mette i fondi giusti e poi sono tranquillo anche se chiudono tutte le fabbriche. Questo è quello che dice la saggezza comune. Quindi non è una bella situazione. Poi più tardi, fra qualche non so quando, ci sarà un libro del Ingegner Fabri che spiega le cause della crisi italiana, che non è un libro normale, dice delle cose strane, non parla di finanza se non come un gioco di società. Tra l'altro per supportare... No, vorrei dire una cosa per introdurre te, guarda. Vorrei dire che quello che ci ha spiegato bene, credo, in maniera anche ben comprensibile Ingegner Fabri, che ha visto una persona che guarda gli aspetti economici, è perfettamente in linea con una frase che mi sarà rimasta impressa, un po' lo è rimasta a me, un modo di dire che ha Gianluca, che spiega esattamente per bene qual è il vero problema delle banche. Gianluca infatti tante volte, quando abbiamo fatto questi incontri, o lo avete visto, spiega proprio che il problema del sistema bancario non è tanto da... Sì, questi sono problemi, per carità, nessuno vuole sottovalutare. Ma lui vi ha spiegato tante volte il concetto del cavallo che non beve. Il cavallo che non beve è proprio il punto di vista bancario della situazione che l'ingegner Fabri vi ha spiegato. Cioè, se il sistema bancario, che tra l'altro con tutte le regole e le imposizioni messe, alla fine in futuro gli utili li dovrà portare a casa facendo in fondo quello che era il suo vecchio mestiere, cioè la banca che eroga credito, incassa interesse e via dicendo. In questo momento il problema vero non è nemmeno che la banca non abbia il denaro da prestare. Questo tipo di liquidità le banche non mancano. Questo problema, che esiste da anni, attenzione, non esiste solo da adesso, ma che prima è stato molto mascherato dal fatto che le banche riuscivano a sopperire a questa incapacità del sistema produttivo di andare avanti, di espandersi e quindi di chiedere un'erogazione di credito per la sua crescita, che è il sistema normale in cui funziona l'economia. Le banche per un po' di tempo hanno potuto sopperire a questo perché era come se avessero la carta di riserva, no? Il piano B, fin tanto che non riusciamo più ad erogare o comunque non c'è richiesta di erogazione di credito, noi però possiamo fare un giochetto che ci assicura degli utili monster, che è che noi prendiamo a prestito il denaro dalla Banca Centrale Europea con un tasso appena superiore allo zero, e con quel denaro compriamo a mani basse dei titoli di Stato, in particolare dell'Italia e della Spagna, che hanno dei rendimenti di 4-5 punti percentuali. Se tu fai questa cosa con delle quantità di denaro gigantesche, evidentemente gli utili riesci a farli così, e per un po' mascheri un sistema che invece è malato sotto, per i motivi che vi ha spiegato bene l'ingegner Fabri, e che visto dal punto di vista della banca è come uno che ha un negozio, anzi è una cosa anche un po' diversa, che forse voi potete capire, vi mettete in tasca qualche centinaia di euro per fare finalmente la vostra giornata di shopping che attendevate da tanto tempo. Arrivate nel centro della città e con vostra rammarico e sorpresa tutti i negozi sono chiusi, avete dei soldi da spendere ma non c'è nessuno dove li potete spendere. Questo è il concetto delle banche. Le banche hanno soldi da prestare, che è il modo di investire, e non c'è nessuno che chiede il denaro a prestito per una serie di motivi, no, che lui vi ha spiegato. Come è stato detto molte volte, ci sono dei miti, tipo che gli investimenti, forse sentite di tanto, cioè ci vogliono investimenti. Sono rifritture delle cose che diceva Keynes nel 1936, passando alla situazione di quel momento dell'Inghilterra, soprattutto nella grande crisi, e non aveva neanche, non era tanto distante dalla realtà. Lui diceva anche, se scendesse il tasso di interesse, che cosa meravigliosa, perché così adesso ci sono i cattiveristi un po' cattivi, perché lui era un po' radicale, che hanno il monopolio del capitale, lo centellinano, tirano via subito gli interessi, cioè i profitti, e invece se lo lasciassero dentro si svilupperebbe un meraviglioso sistema produttivo. E con interessi bassi
tutti siamo più ricchi, i nostri bisnipoti saranno ricchissimi. Adesso vediamo proprio un caso di interessi zero e chissà come, che grandioso, ma chi va a costruire un sistema produttivo quando pensa che non venderà quello che ne esce? Perché questo è il problema. Quando è incagliata l'economia per motivi in parte un po' complessi, in parte facili da capire. Per fare una battuta potrei dire che i bancari sono lì, ma non c'è nessuno che vuole prendere soldi, perché nell'economia è piena di bancari, mancano contadini, muratori, operari, che sono poi alla fine. E quindi se il sistema produttivo crolla perché vanno a fare tutto il banchiario, oppure altre cose, non c'è da stupirsi che le cose vadano male, anche per i banchieri e i bancari. E a Gianluca chiederei, prima di fare dopo io un esempio su quello che ha detto l'ingegnere, ma secondo te come potrà, cosa possono inventarsi le banche? È difficile dirlo. Come si esce da questa, dal punto di vista bancario? Questa è una spirale perversa. La banca non ha un'autoavvitamento. È un elemento se uno è un cittadino di un sistema che sta andando a ramengo, non è che può troppo uscire per conto suo. Se magari un cittadino può andare all'estero, può fare altro, diventare frate, trappista, dicendo che va bene. Ma il singolo può anche essere così bravo che riesce a prosperare quando tutto il resto se la passa male. Isolati. Ma l'insieme è quello che poi interessa al paese. L'insieme sta andando nella direzione sbagliata. Ecco, io stavo facendo una ricerca, e tanto per dare un'idea un po' provocatoria, sulle varie regioni d'Italia. Ce ne sono alcune che sono molto orientate ancora all'operaio, al contadino, al muratore. Qual è la regione più produttiva, quella che produce Lombardia. Più Lombardia. Ecco, facile, lo sappiamo tutti, è la Lombardia. Poi c'è il Triveneto. Poi sì, c'è sì, c'era adesso che sta andando. Qual è la regione, le regioni meno produttive, dove le trovi? Campania, Puglia. Calabria, guarda, Calabria. Secondo le ricerche fatte la Calabria produce il 70% di quello che consuma, poi se sia per, non so quanto sia giusta la cosa, magari se il conto può dire. Allora, e poi allora vediamo la voglia invece di produrre, la disposizione della gente a dire mi do da fare. Sarà più forte in Lombardia o in Calabria? Lombardia, però il problema secondo me è un altro, sì. Il problema è che il centro economico si sta spostando. Sì, no, ma adesso sono capitalizzati. Ma è capitalizzato in Lombardia o in Calabria? La gente dice io mi metto a lavorare. Ma in Lombardia, ecco. Se io, se tutti noi facciamo mestieri bellini, chi è che produce la patata? Se quelli che producono le patate vanno a cosa sono dei servi. No, della gente squalificata, dov'è questo sentimento è molto forte in certe parti dell'Italia, adesso sta venendo fuori anche qui. Allora ho fatto uno studio, da una parte ho messo in ordine, ho trovato tutte le regioni, dalla più produttiva che è la Lombardia, a quella che ha minore produzione rispetto a ciò che consuma, che è la Calabria, e ho cercato un indice del fatto di non voler fare lavori manuali, produttivi, e corrispondono perfettamente, tranne che Lombardia è ancora fuori scala perché ci tengono così tanto a produrre, però tutte le altre sono allineate perfettamente. E qual è l'indice di non voler fare lavori produttivi? Ho trovato una cosa strana che però trasporto. Sì, no, numerica perfettamente. No, io ho trovato la voglia di darsi da fare o la voglia di non far nulla che non sia elegante e improduttivo. Il numero di avvocati per 1000 abitanti. Avvocati? Sì. Guarda, e sembra ridicolo, ma c'è un coefficiente di correlazione di R quadrato è 0,86. Una cosa mostruosa. Il numero di avvocati per 1000 abitanti. Diciamo per... E vai, questo vai. Ed è un fenomeno recente, perché nel 1960, prima che cominciasse la grande industrializzazione del mezzogiorno, sono prima della regione 60, ogni regione più o meno doveva produrre quello che serviva per mantenersi. Poi ci sono stati dei fortissimi investimenti, si chiamano, e dopo decenni di investimenti il tessuto produttivo delle regioni che hanno avuto tutti questi investimenti non è per
non solo non è migliorato, è peggiorato, perché le stesse regioni che si mantenevano, inclusa la Calabria, perché sennò sarebbero morti di fame, adesso vivono delle pensioni piuttosto che dei posti statali, piuttosto che dei posti, sia appunto lì, quelli dei forestali e di tutto il resto. Questo è il risultato, per cui non si sarebbero visti tanti avvocati nel 60, perché la gente non avrebbe avuto i mezzi di andare all'università. Adesso è emerso perfettamente questo concetto che io non ho voglia di fare cose, solo le parti inferiori della popolazione, che quelle che ci sono quelli là con i caporali che li vanno a prendere, quelli più deboli che sono costretti e magari gli dispiace e magari no, non è che la gente non è tutta fatta allo stesso modo e sono costretti a fare dei lavori che non è dignitoso, e a furia di non fare lavori dignitosi, stranamente l'Italia anticipa il resto dell'Europa verso la autodistruzione delle proprie capacità di produrre, anche perché poi c'è anche la concorrenza di altri paesi che sono arretrati. Il paese dell'est è pieno di gente che ancora trova normale lavorare, poi avranno tanti difetti, però se voi guardate i muratori così, non è che si stupiscono che devono andare, i figli magari diranno ma chi me lo può fare. Quindi le banche, come dicevamo, ma allora per supportare un po' sia le parole dell'ingegnere che quelle di Davide, vi faccio due esempi. Uno della percezione dell'evoluzione delle sofferenze in Italia. Io circa 10 anni fa facevo il direttore di una filialina piccola di una banca locale in cui lavoravo, primo incarico da direttore, quindi una voglia e un'ambizione che usciva da tutte le parti. Anni erano 2006-2007, anzi da 2005 al 2007, il biennio è stato quello. Mi ricordo che c'era una domanda di credito così forte e un, io lo chiamo ottimismo, ma capite cosa voglio intendere, così forte, per cui con un po' di voglia in due anni era raddoppiato il fatturato di una filiale piccola, raddoppiato, tipo da 32 a 66, 67 milioni. Quali anni? 2005, tra 2005 e 2007. Era il biennio migliore, se avevi voglia, un po' di capacità e impegno, li facevi tutti i clienti, le aziende avevano bisogno, compravano macchinari, chi si faceva il capannone nuovo, voglia dell'immobiliare e tutto il resto. Il problema cos'è? Che nella misura in cui diminuisce la quantità produttiva, come vi diceva l'ingegnere, ha un effetto leva sulla banca. Perché vi spiego questo? Io affidavo l'azienda, quindi affidavo l'azienda e davo, che ne so, 1 milione di euro all'azienda per comprare 2 macchinari e quello faceva utile per la banca. In più avevo il dipendente dell'azienda che era talmente in crescita che oltre a pagare lo stipendio del dipendente gli dava anche 400-500 euro al mese di straordinario. Allora questo con 400-500 euro al mese in più, e quando prima l'ingegnere mi diceva viviamo sopra le nostre possibilità, si sentiva più tranquillo e diceva quasi quasi mi lancio adesso a comprare la casa, perché una rata di un immobile la sopporto più volentieri, perché sono passato da guadagnare, che ne so, faccio un esempio prettamente numerico, da 1.500 a 2.000 euro al mese. Allora mi lancio a fare questa attività. Nella misura in cui si deteriorano tutti e due, l'azienda fa fatica a pagarmi le rate, di straordinario non se ne parla, il dipendente passa di nuovo da 2.000 a 1.500 ed è in questa maniera che si avvita clamorosamente la quantità delle sofferenze. Perché poi i clienti non sono società, sono i dipendenti delle società e tutto quello che ne deriva. A perdere 10 punti di PIL, come vi abbiamo detto, nelle è un attimo, e quindi questo si propaga nel deterioramento delle. È vero che poi ci sono stati degli eccessi incredibili dove finanziavano il 110-120% degli immobili, e questo è assolutamente vero, ma ci sono anche persone che hanno contato di prendere un impegno di medio-lungo periodo dove contavano in attività ordinarie, quelle che ordinarie non erano, erano straordinarie, perché se io guadagno 2.000 euro al mese, di cui 500 sono variabili, il tetto su cui contare non è 2.000 ma è 1.500. Se io ho un lavoro a tempo determinato di mia moglie, e quello non va contato come reddito continuativo, solo che quando Berta fila, come si suol dire, queste differenze sembrano sottigliezze,
Il problema è che poi quando c'è il deterioramento rimane soltanto la parte dura, tutto il resto, il contorno va via, ma se il contorno è quello che ti faceva pagare le rate diventa molto difficile, e il deterioramento e la sofferenza è dato in questo senso. Poi accanto a questo problema prettamente italiano ce n'è uno europeo, perché il primo problema delle banche è che non fanno soldi. E dov'è che non fanno soldi? La prima voce di tutte le banche è il margine d'interesse, cioè io raccolgo i denari dall'ingegnere a 0,1 e li presto a Davide al 2%, l'1,9 è il mio margine d'interesse. Ma un sistema che porta i tassi a zero, o peggio, sotto zero, perché nei sistemi di Keynes, che vi diceva l'ingegnere prima, non era neanche previsto un tasso sotto lo zero. Quindi qua stiamo su un sistema riscritto totalmente da nuovi tassi negativi. E il fido del allora, io, del tasso di interesse. Se la prima voce, che fino all'altro giorno faceva il 60% del fatturato della banca, inizia a deteriorarsi in modo importante, perché i tassi sono che oggi non sono più che li raccolgo al 2 e li presto al 6, ma in termini assoluti sono che anche se li raccolgo a zero e faccio un mutuo prima casa lo faccio all'1,25. Allora io cosa dico? Questo è un problema europeo, perché i tassi sono bassi in tutta Europa, ma è stato mascherato, per dire l'evoluzione sul mio caso, fino a un anno e mezzo fa, perché io poi ho fatto un percorso, ho fatto poi il direttore finanza e gestivo il portafoglio della banca. La banca ha fatto un triennio, io lo ricordo benissimo, fino a un anno e mezzo fa, dove mi ricordo che facevo su una banca piccola locale dai 10-12 milioni di utile di negoziazione titoli di plusvalenza all'anno. Allora, se io facevo 10-12 milioni di utili, anche se il margine di interesse stava già diminuendo, mettevo una toppa con questa componente, ma che di nuovo una componente straordinaria, è un'opportunità data alla BCE. Oggi che quel film è finito, perché i tassi sono a zero, lo spread si è ridotto, quindi anche chi ha avuto la fortuna o la bravura o un po' l'incoscienza di investire, quei tassi erano molto alti, è finita una variabile straordinaria, ma anche quella ordinaria del margine di interesse diminuisce. Quindi il problema europeo c'è per tutti, in più in Italia è clamorosamente accentuato dall'attività che vi diceva l'ingegnere. Sì, posso dire che se voi pensate, le banche dice io prendo al 2 e presto al 6, questo è un bel mestiere di far venire, ci possiamo fare tutte le considerazioni che vogliamo, però sottintendono, io posso fare un mestiere di questo genere e poi con questo pagare i miei dipendenti, gli accedi e così via, in un sistema economico che funziona. Perché se non c'è un surplus che viene, se tutto va bene, la gente è contenta, c'è il plus, le cose, fa pagare anche questo margine di interesse. Ma quando il sistema va male, questo 4% ipotetico per la banca non c'è, per cui la gente non è che prende il 2 per pagare il 6, non prende nulla perché non riesce a trovare un modo redditizio. Quindi non è solo il fatto che il tasso è zero, che è una cosa che però coreografica permette di vedere delle cose che di solito non si vedono altrettanto bene, è che un altro aspetto della crisi italiana è che non ci sono più i soldi per alimentare i redditi, per alimentare il sistema bancario, mentre ovviamente un'economia in crescita che fa utili così, anche la banca riesce a prendersi la sua fetta. Quindi sono tutti modi diversi di dire che la produzione italiana sta andando a remengo. Ecco, a questo proposito, scusami Davide, volevo rispondere alle persone a casa perché sono molto interessate, stavano seguendo, assicurandoli che le varie domande poi saranno poste a voi relatori. E in particolare appunto avevano visto sul discorso fatto qualche giorno fa da Gianluca riguardo a Banca Intesa, che si collega un po' a quello che stavate dicendo adesso, non so se volete spendere qualche parola. Certo, adesso guarda, spiego una cosa poi facciamo questa risposta, anzi facciamo tutte la domanda. Le persone da casa possono man mano mandare le domande. Certo. Allora, giusto per farvi capire come si va riducendo la capacità di costruire dei profitti del sistema produttivo, e come si sta passando invece a un sistema molto più basato sulla finanza, che è pericoloso, molto pericoloso. Ricordo un esempio che vi ho fatto tante volte e che quadra tantissimo, e lo possiamo prendere dal quotidiano di nuovo per capire come funziona. Vi faccio una domanda: se uno vuole comprare una panda, quanto costa? Nuova.
10.000 euro? No, no, meno. Tipicamente le pubblicità raccontano, che ne so, a volte di 7.500, a volte di 8.000 euro. Col volante, col volante. No, però la cosa particolare è che una Panda 8.000 euro, che contrasta col concetto che nel 2008, 2007, 2008, 2009 la Panda costava di più di 8.000 euro. Allora uno dice, ma com'è possibile? Allora, innanzitutto io credo, perché una volta l'ho sentito dire da un dirigente Fiat, che quando una macchina di quel segmento lì viene venduta decisamente sotto i 10.000 euro, la vendita in sé, sul mero concetto di quanto mi costa produrre la Panda e quando è il caso per venderla, addirittura non è in guadagno o forse addirittura in perdita, ok? Tanto è vero che la Panda 8.000 euro non è che la puoi avere se ti presenti al concessionario con 8.000 euro in contanza, puoi avere la Panda 8.000 euro solo se la compri col finanziamento, che però ha un costo, tipicamente il TAEG del gruppo Fiat, dell'FCA Bank, è un tag di qualche punto percentuale. Adesso. Allora questo cosa significa? Che addirittura società produttive come la Fiat, pur di mantenere in piedi un sistema produttivo, se no si sfalda, perché la catena della pancia, soprattutto questo succede sulle auto di taglio molto piccolo, no? Piuttosto vendo l'auto a pari o leggermente sotto costo, e poi riporto la situazione in un profitto che però faccio solo sulla parte finanziaria, cioè solo sulla parte del finanziamento. Quindi addirittura anche sulle piccole autovetture c'è una guerra serratissima tra i vari competitor e i prezzi sono apparentemente molto appetitosi, ma sono legati a un aspetto che l'utile lo produce e all'interno del gruppo, diciamo che se lo fa la destra o la sinistra ha meno importanza. Tutte le società che producono auto si sono fatte la banca interna, esiste la BMW Bank, esiste la Volkswagen Bank, esiste la FCA Bank. E l'utile nel gruppo, magari c'è un po' di rosso sulla produzione della Panda, però il nero, nel senso di attivo ovviamente, viene dalla parte finanziaria. E questo è di nuovo sorprendente perché significa nuovamente, no, che la situazione sta un po' sfuggendo di controllo e la parte produttiva non riesce più a fare degli utili se non è agganciata a una parte finanziaria. Questo è abbastanza pesantino. Un'ultima cosa vorrei ancora dire, che il motivo per cui, dunque, quello che è successo è che nel sistema finanziario italiano, specie quello delle banche, a un certo punto si è pensato che dare tempo, che in un certo momento consisteva nel fatto che io ti consento un escamotage per cui tu per qualche anno puoi guadagnare fortemente con un utile chiuso da trading, ti finanzi da me a costo basso, compri titoli di Stato a rendimento alto. Questo meccanismo voleva dare tempo e la BCE da anni stava cercando di portare l'inflazione a risalire, ma l'inflazione è dura farla risalire con dei meccanismi diciamo così artificiali, cioè quando non avviene perché c'è un'economia che cammina, che normalmente porta a un aumento dell'inflazione, soprattutto se il calo dell'inflazione è strutturale, anche perché ad ognuno gli viene l'idea di come fare a sparagnare un po' perché ha bisogno di tirare a fine mese. Finché c'è un meccanismo che tu puoi agevolare oppure no è una cosa, ma quando strutturalmente un intero paese adotta la modalità risparmio, la modalità carestia, perché la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, evidentemente con quel meccanismo lì è dura averci a che fare. Quindi riuscire a far alzare l'inflazione, voglio dire, da un lato c'è Draghi che dice dobbiamo fare di tutto per riportare l'inflazione al 2%, dall'altra non so, c'è l'app dell'università Pinco Pallino che dice guarda, qui se le gastronomie fanno la svendita serale delle teglie di lasagne che gli sono rimaste invendute, c'è quello che le può comprare, che è una cosa che piace, fa sorridere tutti, ci piace l'idea che io piuttosto che buttare via mezza teglia di lasagne con 5 euro mi porto via mezza teglia, va benissimo, però Draghi dovrebbe incazzarsi perché questa roba qui è potenzialmente assolutamente, no? Recessiva. E lo è tutto il sistema, ma quando il sistema va in recessione strutturale perché c'è bisogno, perché non ce la fa tirare avanti, questo è un meccanismo contro cui è difficile molto combattere. Quindi credo che questi due esempi siano serviti a dire questo. Io direi semplicemente che se uno
si limita a considerare in primo luogo quell'idea che dico, la riduzione, il rimpicciolimento del sistema produttivo, poi questo ha mille effetti di varia natura e li riconosciamo tutti, ad esempio il fatto appunto che io non mi indebito perché... Voce, ingegnere! Dico, se il sistema produttivo si sta riducendo di dimensione, vedo che tanti effetti, poi è complicato il sistema economico finanziario, ci sono i tassi di interesse, ci sono le offerte speciali delle lasagne, così via. Però in tutta questa complessità, alla fine, questo momento iniziale, questa causa iniziale che sta diventando più scarsa, la ricchezza che viene generata, la ricchezza intesa dei beni materiali che è generata ogni anno nel paese, trova vari modi di esprimersi. Uno è anche quello appunto dei prezzi che declinano. Io non ho grande simpatia per l'inflazione, tanto è bello dire adesso speriamo nell'inflazione e cose del genere, perché cambia un po' tutte le quote. Però quello è un altro effetto dove si ripercuote il problema economico sottostante, e cioè per l'Italia che non si produce. Poi cose analoghe possono stare cominciando ad avvenire anche in altri paesi, magari in Francia, in Spagna e così via, meno in Germania, ma poi alla fine anche loro avranno dei problemi, perché è un po' come quando erano contenti di vendere le BMW in Grecia. Cioè, tutto quello mi segnalano nel bilancio. Sì, perché sapete, in Germania tra l'altro non è che la gente abbia dei redditi straordinari, ci sono comunque di gente che prende il mini job a 500 euro al mese, hanno inventato e tira avanti, per carità, però davano la BMW che andava in Grecia e segnavano un grande utile, un bel utile. Ci sono tutte costruzioni di carta che aiutano a mandare avanti tutto il copione, tutta la rappresentazione, e rischiano di finire male, perché poi alla fine i soldi, che quello greco, che poi domani potrebbe essere qualcun altro, che doveva darti, non ci sono più. Poi tu hai la certificazione, il bilancio, e dici no, porca miseria. Allora, tutto questo sistema è un castello di carta che nasce su dei copioni vecchi, di quando il paese andavano abbastanza bene, la gente produceva, consumava, e adesso non funzionano più questi copioni. I modi in cui non funzionano sono tanti, ma qualcuno lo diceva appunto il signor Biocchi, che non riesco più, devo dare le lasagne che mi avanzano, vuol dire che è tutto un sistema che non funziona, che uno deve fare le lasagne e poi dopo darle come svendita, può anche farci piacere dal punto di vista di chi l'ha potuto prendere, ma c'è qualcosa che non quadra. Magari ci sarebbe un mercato per le lasagne di tipo diverso, vendute regolarmente nei supermercati di discount, ma qui invece sono tentativi di far fronte a una crisi che diventa sempre più pervasiva. Allora, adesso diamo a Gianluca la possibilità di rispondere a quella domanda e poi traduciamo tutto questo, dal mio punto di vista lo farò come trader, in operatività sui mercati, perché queste cose come faccio poi sui mercati, ognuno di noi dirà la sua. Ma allora, io ho scritto un post qualche giorno fa, giovedì se non sbaglio, su Intesa, no? Perché al di là del fatto di cosa guarda il mercato, poi sappiamo i temi su cui lui batte. E i temi sulle banche sono, l'abbiamo detto prima, la redditività e il patrimonio, soprattutto, e la copertura delle sofferenze. Allora, io l'altro giorno mi sono permesso di fare una riflessione, così mentre la facevo a voce alta l'ho scritta su Facebook, dove dicevo una cosa: quando il mercato picchia duro, picchia quasi in maniera indiscriminata, non è che guarda tanto. Poi, appena si posa un po' la volatilità, io sono convinto che i valori vengano fuori meglio. Allora, io cosa dico? Che, come diceva l'ingegnere prima, i problemi italiani sono questi. Punto, cioè non c'è tanto da dire, la massa è questa. Poi rimane qualche caso isolato delle grandi banche, direi soltanto Intesa, in cui per una serie di scelte, diciamo bravi, diciamo fortunati, diciamo tutta una serie di questioni, oggi ha dei parametri molto diversi rispetto all'altro sistema bancario. E quindi se io avessi dovuto fare una scelta qualche giorno fa l'avrei fatta su Intesa, no? E quindi è questo quello che vi avevo detto giovedì, mercoledì o giovedì, adesso non ricordo bene, dove facevo questa riflessione.
BCE dà dei parametri minimi di capitale che deve avere una banca e addirittura sugli istituti di interesse nazionale, quindi quelli più grandi, i requisiti di capitale sono ancora più grandi. Quindi su Intesa Unicredit sono intorno al 10,5% di questo famoso CET1. Unicredit ha avuto una performance molto diversa da Intesa perché è molto vicina attualmente a questo coefficiente, cioè al pelo, il cuscinetto che ha di questo coefficiente rispetto al richiesto è lì, tipo 10,85 contro 10,50. Intesa ha un coefficiente di capitale molto molto capiente, quindi cosa significa? Stiamo parlando di 13,5 contro 10,5, quindi quasi il 30% in più. Il mercato cosa dice di Intesa? Dice se succedesse comunque uno shock ha un cuscinetto di capitale talmente capiente che gli permette di assorbire il colpo in maniera più diciamo sicura. E questo è già un effetto per cui dico Intesa. Ma poi c'è un altro effetto che secondo me è il più straordinario, a cui bisogna dare atto ai vertici di Intesa, che in mezzo alla mediocrità che si è vista su tanti istituti italiani sono stati eccellenti. Cioè Intesa è tornata a fare nel 2015 gli stessi utili che faceva antecrisi nel 2007-2008. E io in banca ci ho lavorato per tanti anni, vi dico che fare gli utili, soprattutto ancora da margine di interesse, agli stessi livelli del 2007-2008 sono stati bravissimi. È un mezzo miracolo con i tassi molto bassi mantenere gli stessi livelli di redditività rispetto ad allora. E questo cosa le ha permesso? Le ha permesso che di fare gli utili e tenere le riserve quando ha già un cuscinetto molto alto non se ne fa niente. Quindi l'anno scorso ho detto: sentite miei azionisti, io ho 100 di utile, siccome non ne ho bisogno di tenere le riserve, il 90%, il famoso payoff dell'utile che io faccio lo distribuisco. E ai livelli attuali faceva circa un 9% di rendimento. Allora io dico, se devo premiare un istituto, magari salirà meno degli altri perché è meno speculativo degli altri, però so che se non succede uno shock megagalattico è estremamente difficile, forse sarà l'ultimo della lista nel fare l'aumento di capitale, a differenza degli altri avrò meno rischi dell'essere diluito come azionista, so che ha un flusso reddituale molto buono, quindi sarà meno nell'ottica di chi ci vuole speculare contro. Tutte queste valutazioni oggettive mi hanno fatto dire l'altro giorno, se dovessi fare un investimento e magari ragionassi su un investimento non intraday ma un po' più di lungo periodo, avente queste caratteristiche, Intesa mi lascerebbe più sicuro rispetto agli altri. Ma è un po' veramente una goccia in mezzo al mare di un'inefficienza di tutto il sistema bancario italiano, questo non va dimenticato. Sì, vorrei dire, per fare un esempio, però l'unico piccolo rischio che io vedo su Intesa, no? Pensate a tutte le banche italiane, pensate a tutte le banche italiane che vanno a Lourdes, sono tutte malate tranne uno semisano. C'è il rischio che a un certo punto uno di turno gli dica: senti, tu che te la carichi, stai ancora in piedi, prenditi sulle spalle la Montepaschi e portala là alla fontana, no? Ecco, il rischio che c'è nel sistema bancario italiano è che la banca che è nelle migliori condizioni a un certo punto il sistema gli dica: senti, fatti un po' carico tu, vedi un po' tu se puoi fare qualcosa. Ecco, vedo solo un po' questo rischio, che è un pochino prezzato nel sistema. Però vorrei dire questo: ci chiedevamo se la Grecia potesse essere il tema dell'estate. Sappiamo già che avremo il tema di Donald Trump, perché viene un po' demonizzato, quindi i mercati finanziari sicuramente a un certo punto faranno del Donald Trump sì o no un po' sui sondaggi, non devo, un po' come con la Brexit, no? In realtà prima di arrivare a quello avremo degli step intermedi, avremo le elezioni austriache che ci daranno ancora un po' di pepe fine estate, settembre credo, ma adesso noi pensavamo magari torna di moda la Grecia, non lo so, invece tornano gli stress test. Fate attenzione. Cosa sono gli stress test bancari? Anzitutto una cosa molto semplice: prendo il bilancio di una banca a una certa data, quella degli stress test, simulo, dico che ne so, il fallimento della Grecia o dell'Italia e vedo gli effetti che avrebbe nel bilancio, è un fattore assolutamente tecnico. Dopodiché, se a fronte di un potenziale rischio di questa natura la banca si ritrova, come diceva prima l'ingegnere, dovrebbe aver accantonato dei fondi, non rispetta determinati parametri, io dico alla banca: ok, adesso hai
6-3-2 mesi di tempo per ricapitalizzarti e rimetterti nelle condizioni di rischio. Quindi il motivo per cui le banche italiane sono state molto vendute ultimamente è anche molto legato a questo. Perché? Perché i risultati degli stress test potrebbero dirci che magari una delle banche, magari Unicredit che era vociferata, deve ricapitalizzarsi, oppure un'altra, non lo sappiamo. Ed evidentemente, come tutte le cose che non si sanno, mettono paura al mercato. Esattamente come noi vi avevamo detto l'ultima volta che siamo stati qua, il mercato avrebbe vissuto non di un trend, il mercato in questo momento non ha un trend, cioè, e non si può nemmeno dire che sta scendendo con violenza, perché fa qualche seduta dove scende con violenza, ma fa anche qualche seduta dove recupera con grande violenza. Le ultime due sedute di mercato sono state delle sedute, insomma, importanti. Okay. Settimana scorsa abbiamo avuto, fine settimana, una seduta di forte rialzo. Allora, in generale noi ci troviamo in una situazione che ci fa capire, ci fa percepire che il mercato è molto nervoso perché è molto sensibile a tutte queste cose. Quindi arrivano notizie che dicono che forse non esce niente di capitale, le banche crollano. Arriva magari l'idea che però magari si troverà un escamotage per consentire magari sotto banco l'aiuto di Stato italiano alle banche, allora le banche recuperano. Però se fate caso, non tutte le banche recuperano con la stessa intensità. Quelle che sono più vociferate di aumento di capitale tendono a recuperare meno. Chi ci dirà a breve se ci saranno delle banche che devono fare degli aumenti di capitale? Ce lo diranno gli stress test, quindi aspettiamoci che ancora per un paio di settimane, mi sembra manchi tanto più o meno gli 29. Stress test, sì, verso fine mese. Aspettiamoci questo, quindi aspettatevi un mercato, diciamo così, senz'altro molto nervoso, dove sulle banche si va per speculare in questo momento, dove si possono fare grossi guadagni in tempi brevi e per contrasto potenzialmente grosse perdite in tempi molto brevi, quindi prestate molta attenzione. È vero invece anche che ci sono alcuni titoli, per esempio del settore industriale, che nelle ultime sedute, in maniera più sana, devo dire, stanno un po' beneficiando di tutta una serie di situazioni. E quindi, magari, se proprio uno vuole, pensa, e non sto dicendo che io lo penso, ma dico che se uno pensa che ci sia un piccolo rialzo di borsa, forse è più sano prendere un profitto lì, che non su una cosa che poi magari riesci anche a far bene, ma se sbagli il timing di uscita ti ritrovi che il guadagno si trasforma in una perdita alla velocità della luce. Ecco, quindi fate, diciamo, se normalmente uno deve sempre fare attenzione agli investimenti, questo è un momento in cui non è solo il fatto di fare attenzione, ma uno deve stare con le antenne dritte. Purtroppo siamo in un mercato, l'altra volta vi dicevo, questo è più un mercato da intraday che un mercato da, se ve lo ricorderete che c'era, lo dicevo, siamo in un mercato dove oggi è vero tutto e domani il contrario di tutto. Basta una notizia, basta un annuncio, basta una parola detta o magari anche solo interpretata male per qualche ora finché non arriva la smentita, piuttosto che i mercati finanziari, lo vedete, sono in una tale molla emotiva che non appena arriva qualcosa, in un verso o nell'altro si scatenano veramente. E è davvero tanto tanto difficile, diciamo, soprattutto sui titoli bancari, che sono in questo momento proprio la parte più carica della molla del nostro listino, perché la nostra borsa, guardate, nelle ultime sedute è sempre più, se scende, scende più degli altri, e se sale, sale più degli altri, cioè sta proprio in esplosione di volatilità legata al nervosismo feroce che c'è sul nostro paese. Poi, per quanto riguarda gli eventuali investimenti con un'ottica di medio e lungo periodo, beh, quello che ci ha detto l'ingegner Fabri è abbastanza illuminante, purtroppo non è proprio incoraggiante. Però d'altronde quella curva del PIL italiano che va così diversamente dagli altri non ce la possiamo dimenticare e non succede per caso, quindi speriamo che si trovi una soluzione differente. Questo è il mio punto di vista sui mercati, ma adesso ce lo facciamo dare anche da loro. Voglio dire, evidentemente quello che era il trader intraday in teoria si trova in una bellissima situazione oggi, tranne che normalmente non è nell'umore giusto per apprezzarla, perché ha avuto delle traversie di altro genere, magari nel suo lavoro primario, nel suo copia. Lo vediamo, tra l'altro, noi siamo anche in qualche modo un campione, abbiamo un campione molto ampio della popolazione dei trader italiani, e vediamo proprio anche qui un
come dire, un scoramento, mi sembra di poter dire, che vediamo anche dei giorni che sarebbero, una volta c'era dell'entusiasmo. Io mi ricordo quando abbiamo fatto per il decennale entrare nella commissione zero, anzi il decennale, diciamo, domani in commissione zero, e c'era uno che dice adesso che bello, mi metto in ferie e così domani consumo il mouse. Voglio dire, questo tipo di gente adesso normalmente ha altri pensieri, e questo è un problema piccolo, se vogliamo dire, dal punto di vista dell'economia, per le società di trading, è un problema però più grave per quello che riguarda l'insieme. Poi non bisogna essere così pessimisti, magari l'Europa va in tanti pezzi, non sarà l'Italia che lo produce, però magari ci va dal punto contro suo e magari qualcosa si risistema. Perché io ricordo come nel 92, quando tutti gli esperti, dicevano sempre gli esperti, difendiamo la parità della lira col marco, quella è la nostra linea del piave, dicevano gli esperti, no? E poi, stranamente, quando una bilancia commerciale è in deficit, non è che può andare avanti all'infinito. È un concetto che molti di grandi, come molti, non avevano mica afferrato, e in un anno si è sistemato tutto, e in due gli esperti hanno dimenticato quello che era successo, dimostrando la loro qualità. Ora, io dico, mi fa molto piacere personalmente la Brexit, per vari motivi, come che potrebbe portare alla soluzione anche un po' forse del problema italiano, perché il problema italiano al momento è come si è montata l'Europa, più di altro, non è solo quello, ma diciamo che quello aiuta molto, è abbastanza determinante. Chi lo sa il futuro? Siamo qui, viviamo una specie di telenovela di cui siamo parte. Questo forse non è del tutto rassicurante, ma comunque così siamo. La bilancia commerciale intende la bilancia dei pagamenti, no? Soprattutto commerciale. Import-export. Mi fondo sull'import-export, perché i pagamenti, a parte che poi per l'Italia, grosso modo. Senti, una domanda da sognatori, così un po' da cassettista. Allora, un attimino per le domande, facciamo dire a lui prima come vede la situazione dei mercati e poi andiamo con le domande. Ma allora io faccio una considerazione di questo tipo, che mi dà un po' l'impressione il mercato, oggi ho fatto questa considerazione con Stefano che è qua con noi questa sera, del fatto che il mercato più di altre occasioni, non è che sia la prima volta che lo fa, ma più di altre occasioni, corra veramente sui rumors e poi sulle notizie si spenga un po'. Oggi sono uscite dichiarazioni importanti della Merkel, di Padoan, relative al fatto che sono tutti molto confident, per usare un termine inglese, sul fatto di trovare una soluzione a breve, anzi a brevissimo. Qualcuno ha detto che comunque sia un buon punto di incontro tra rassicurare moltissimo e non mettere mano al portafoglio dei risparmiatori, no? E questo è quanto. Benissimo, io sono assolutamente contento di tutto ciò. Ma a questo punto, una volta che la decisione sarà davvero presa, quali saranno i driver per far continuare il rimbalzo? Cioè, mi dico, io non dico che adesso esce la notizia e il mercato scende, ma mi fa dire, come diceva Davide prima, che il mercato o è risk off totale, oppure è nella fase in cui dice, ah ok, si sono sbilanciati, adesso lo fanno, è tutto a posto. Quindi è un tema su cui io dovessi scegliere ai prezzi di questa sera, come ero molto diciamo compratore buy quando intesa 3-4 giorni fa ha toccato livelli molto più bassi, e non è che l'ho detto ai minimi e penso di vendere ai massimi, perché io al massimo, come difetto, che entro sempre un po' prima ed esco sempre un po' prima anche, ma a questi livelli qua questa sera, se il mercato fosse aperto, avrei gli stessi dubbi di andare long che non short, perché un pezzo importante l'ha già fatto. Comunque le dinamiche, quando si trovano tutti al tavolo e decidono veramente qualche cosa, lo mettono giù per iscritto, mi fanno sempre stare un pochettino guardingo. Dall'altra però mi dico che nonostante tutto siamo a prezzi assolutamente a sconto, quindi come vi diceva Davide prima, i prezzi attuali sarei un po' prudente, forse il peggio l'abbiamo visto, sono contento che le dichiarazioni siano di grandissima apertura, ma da qua a dire parte un trend
long importante, sinceramente non me la sentirei. Ecco Gianluca, prima di intervenire con domande da casa, sì, a questo proposito, anche per te Davide, avevamo l'S&P 500 sui massimi proprio oggi e ieri, questa diciamo divergenza tra il mercato europeo e quello statunitense. Ma io credo che il mercato statunitense stia semplicemente qui da cioè fa un trading range ampio, ma lo fa da un anno e mezzo ormai, non è che lo fa da oggi, no? Come ho già detto l'altra volta, prima della Brexit, poi essendoci stata la Brexit, il tutto non si è verificato, anche proprio prima della Brexit lo Standard & Poor's è arrivato nei pressi dei tassi. A me sembra strano che un mercato importante e un indice posato e pesato come l'S&P 500 rompa i massimi a due mesi praticamente dalle elezioni, tre mesi, dai. Allora, io ricordo nel 2004, poi nel 2008, che i mercati di solito quando si arriva vicino alle elezioni, se devono prendere delle decisioni importanti, queste sono contestualmente alle elezioni, cioè una rottura di un massimo storico mi sembra un po' azzardata, ecco, così prima delle elezioni. Poi i mercati sono fatti per stupire, quindi magari succederà, magari sarà un falso breakout, come qualcuno può intuire, però io ho la sensazione che l'America sia proprio in attesa di una svolta che soprattutto può avvenire magari se c'è un cambiamento di rotta, quindi se ci sarà, insomma, vedremo le reazioni del mercato americano. Questo non mi sento tanto di scommettere su un mercato americano che con due mesi d'anticipo rispetto alle elezioni vada a fare una rottura dei massimi che di solito sottende a un nuovo inizio di un trend rialzista. Non l'ho visto succedere in passato, però tutto può essere e non discuto. Poi, che i mercati americani, che sono da un anno e mezzo in una fase di, come posso dire, trading range ampio, ok, e che in qualche modo sono passati però dalla fase, diciamo, da una fase di crescita economica accompagnata da una politica accomodante della Fed, praticamente in una fase di ciclo economico che, seppur con qualche rallentamento, è rimasta comunque nella curva positiva, ma nel contempo la politica della Fed è mutata completamente, siamo passati da una politica espansiva a una politica invece di rialzo dei tassi, dopo tra l'altro un periodo lunghissimo, così lungo non c'era mai stato credo nella loro storia, di tassi che rimanevano bassi, in discesa o fermi, no? Quindi io credo che dal punto di vista di quello che è l'America l'osservazione va fatta, però mi fa, cioè se l'America torna indietro dai massimi storici i mercati europei tornano a scendere di nuovo. Soprattutto in questo momento in cui l'Europa si rivela un po' nell'Occidente la parte più debole, mi sembra che possa essere impensabile che noi cresciamo se non crescono gli Stati Uniti. Noi non andremo da nessuna parte senza gli Stati Uniti, dal punto di vista finanziario, specie in un momento come questo. Vorrei dire invece che mi sembra di poter dire l'andamento delle valute, che un po' riequilibra questa situazione, mi sembra che la finanza abbia un po' scelto di pensare che un'Europa senza il Regno Unito ha ancora più evidenti certe debolezze, e infatti se, come dire, tutti a discutere del fatto, magari anche vero, che a breve termine l'economia inglese avrebbe potuto perdere più rispetto al fatto di stare o no in Europa, ancora oggi si discute, no? Si parla, insomma, un pezzo di finanza di Londra magari la portiamo a Milano, un altro pezzo a Francoforte, ma dico, può anche essere, non lo so bene, vedremo, io non lo so cosa succederà, è una cosa anche curiosa da vedere, però devo dire che il sistema finanziario mi sembra aver scommesso che l'Europa senza il Regno Unito è più debole, e infatti mi accanisco contro i più deboli dei deboli e allora vendo le banche italiane, cioè questo è il meccanismo, ha funzionato così, cioè, e quindi insomma, da come ho visto reagire i mercati finanziari, non mi sembra che i timori della finanza siano relativi a cosa succederà alla Gran Bretagna. Mi sembrano più relativi a cosa succederà all'Europa senza la Gran Bretagna, con particolare, come dire, vista sui paesi periferici. Questo a me sembra di aver visto. Hai domande, Stefano? No, ce n'era una. La prima era tua, allora. Sì, no, io volevo chiedere l'attuale scenario di altri paesi dell'Unione Europea che potrebbero uscire. Adesso peraltro mi sembra che ci sia una cambiamento verso l'Inghilterra, addirittura si parla di abolire la lingua ufficiale inglese e si mette alle francese. Va bene, ma queste no,
robe da bambino. Sì, queste sono come quando tu litighi col tuo amico e quindi dice c'ho il pallone, però non ti faccio più amico. La Finlandia vuole uscire dalla Comunità Europea, non si va alle urne per fare un sondaggio, che voglia finlandese, tra l'altro le informazioni sui giornali finlandesi sono molto diverse. Adesso che ci fa oggi in Inghilterra non danno più soldi, restituiscono più soldi, ci sono spese tra 2 milioni di euro o di sterline bloccate che non possono essere più liberate dagli azionisti. Si parla che l'Olanda vuole uscire, addirittura due giorni si parlava di la Francia, tutti i rumors che fanno corridoio, però. E poi seconda domanda, come vede nell'ipotesi dovesse vincere Donald Trump le votazioni americane, quali scenari si prevede? Insomma, mi sembra che c'è un concentrato di notizie che veramente potrebbero essere sì. Di tsunami, di colpi di scena. Guarda, magari a una domanda rispondo io e a una faccio rispondere all'ingegnere che è più il suo padre. L'ingegnere facciamo rispondere riguardo chi potrebbero essere i potenziali, come posso dire, paesi che escono, che potrebbero decidere di aggiungersi all'atteggiamento Brexit. E lui può avere una risposta interessante. Per quanto riguarda Donald Trump, vedi, io ero molto più piccolo di ora, ero un ragazzino, però come tutti i ragazzini che crescevano e negli anni Ottanta, insomma, in fondo le scuole erano anche un po' più politicizzate di quanto non siano oggi, no? Quindi si discuteva animosamente, anche in maniera simpatica, di politica tra studenti. E quando c'era l'elezione che vedeva opposti Carter e Reagan, si era sparso il terrore dell'idea che Reagan fosse eletto, cioè in Italia il pensiero che Reagan potesse essere eletto spaventava tantissimo, perché dicevano che senz'altro sarebbe venuta una guerra, guarda caso la stessa cosa che ha detto anche l'altra sera Monti per la Brexit, vabbè, comunque tutte queste cose qui, si dicevano che lui era un guerrafondaio, che lui aveva era così, insomma, si dicevano molte delle cose che si dicono oggi di Trump, di Reagan. Reagan è stato eletto, siamo tutti qui ancora, no? È vero, lui un po' con Gheddafi si è incazzato, lui dopo qualche anno, ecco, e possiamo dire che oggi lui è ricordato come un presidente che ha dato il via a un percorso importante. Lui e la Thatcher sono spesso ricordati come i due che hanno un po' tenuto in piedi, insomma, la situazione. Quindi vorrei dire, mi sembra di poter dire, tra l'altro allora io non frequentavo gli Stati Uniti, adesso li frequento un pochino di più, ho parecchie amici e conoscenti là, e posso dirvi che tra quello che si pensa e si dice qui in Italia di Trump e quello che si dice e si pensa di Trump negli Stati Uniti c'è una bella differenza. Cioè, mentre qui in Italia noi stiamo vedendo una potenziale elezione di Trump esattamente un po' come con lo stesso spirito con cui vedevamo in quei tempi l'elezione di Reagan, loro invece non la vedono così. Loro vedono la possibilità di eleggere Trump, molte persone ovviamente, ce ne sono anche tanti che voteranno per la Clinton, ma molti vedono nella possibilità di eleggere Trump spezzare un po' una specie di catena e dire adesso dobbiamo provare a fare qualcosa di diverso, che è molto nello spirito anglosassone. Non è poi così dissimile dallo spirito che ha spinto gli inglesi a votare a favore della Brexit, gli austriaci a votare per chi non vuole stare in Europa, i francesi a votare per chi non vuole stare in Europa, e in qualche modo anche gli italiani alle recenti elezioni comunali votare per partiti che quantomeno non sono filo europei. Poi magari non tutti, magari 5 Stelle sono più così contro l'Europa come prima, ma l'euro sì, no? Allora voglio dire, c'è un po' uno spirito che permea al mondo occidentale che spinge verso quella roba lì. Quindi io vedo un'eventuale elezione di Trump personalmente come un'altra cosa curiosa che mi piacerebbe vedere, come mi piace vedere la Brexit. Sapete tutti, ho dichiarato che io non ero per niente, dicevo, mi sono sempre detto, e se poi stanno bene gli inglesi cosa facciamo? Il terrore dei burocrati di Bruxelles. Sì, esattamente, allora, mi sembra che il terrore sia di quelli che poi gli dicono, adesso che poi si può misurare. Perché tra l'altro la reazione spiega anche molto bene il timore, non è come se io vado dal mio padrone di casa, che è lui, e gli dico, senti, guarda che io alla scadenza del contratto non mi fermerò più in casa tua, quindi in qualche modo gli do la disdetta del contratto, no? E allora lui il giorno dopo mi dice, va bene, allora mandami subito la raccomandata e vai via prima che puoi. Dico, no, ma cazzo, io ti ho detto che vado via alla scadenza, poi te lo sto dicendo, è un favore, poi la raccomandata te la manderò quando mi farà comodo. Ci sono delle modalità e io rispetterò le modalità. Cioè, anche nelle varie reazioni delle persone si vede che ci sono
delle situazioni un po' confuse, insomma, secondo me. E questo credo di Trump, mentre in merito a un eventuale potenziale, però attenzione, siccome i mercati finanziari vivono sempre del fatto che quando non sanno cosa c'è dietro l'angolo si spaventano e vendono per principio, è sempre così. Ecco, allora in qualche modo, se per caso i sondaggi, che saranno molto equilibrati, mi immagino, propenderanno un pochino di qua, un pochino di là, tutte le volte che penderanno leggermente sulla bilancia di Trump, i mercati finanziari prenderanno paura e in qualche modo tenderanno a scendere. Credo che lo scenario sarà questo. Poi, queste cose le dicevo della Brexit qualche mese fa, ci è voluto poi di arrivare molto vicino per avere proprio il mercato in fibrillazione, ma il mercato sarà in fibrillazione secondo me per quello. Ma prima ci aspettano altre cose, perché ci aspetta l'Austria e ci aspetta gli stress test bancari, che di nuovo metteranno un po' di pepe sul mercato, senza dubbio. Per il resto della domanda faccio rispondere. Il resto anche quello, come sempre, è confuso, perché in effetti ci sono dei paesi che non avrebbero difficoltà o grandi difficoltà a uscire dall'Europa, però teniamo presente che ci sono alcuni paesi come Italia, Germania, Francia, Italia e Olanda e Gran Bretagna finora, che pagano, hanno, cioè danno risorse, ed altri che invece le ricevono. Capita che quelli che le ricevono, come la Polonia, l'Ungheria e così via, sono quelli che avrebbero meno difficoltà ad andare, anche perché non hanno l'euro. Quindi quelli che appunto, a parte che ci sono anche loro abbastanza poco contenti e così via, però quelli che avrebbero più, come l'Olanda, che potrebbero avere anche la disposizione, ci sono molte analogie caratteriali tra olandesi e inglesi, cioè potrebbero prendere la decisione di dire: no, guarda, questo business non funziona, l'Europa, io sono razionale, sembrava che funzionasse, ci ho creduto, ma è diventata andata un po' a quel paese, e allora ciao. Però sono problemi enormi quelli dell'Olanda, come potrebbero essere anche quelli dell'Italia, perché poi, tra l'altro, chi volesse troverà su internet, se mi scrive per uscire dalla crisi, tra virgolette, e Fabbri, trovo un mio articolo di qualche anno fa che spiega come si può fare una possibilità di avere l'equivalente di una svalutazione senza uscire dall'euro. Una cosa un po' strana, però uscire dall'euro è molto pericoloso per tutte le questioni legali, paralegali, di contrattuali, in cui i brillanti signori che sapevano tutto ci hanno messo. Come adesso l'Inghilterra si trova con grossi problemi per vedere quali sono le modalità di continuare di esportare e importare dall'Europa, poi per sua fortuna importa di più di quello che esporta, quindi un po' il coltello è girato dopo il manico a Londra e poi se ne accorgeranno quelli tedeschi, infatti dicono che le mie BMW li vendono. L'Italia si trova in una condizione abbastanza poco simpatica, forse anche la Francia, quelli per cui l'Olanda, che per certi versi quella messa meglio, però anche se vincessero quelli che vogliono uscire, non mi è tanto chiaro, ma neanche a loro è tanto chiaro come fare ad uscire. Ci sono alcune domande banali, tipo sì. Se io ho fatto un contratto con una società olandese e cambia la valuta dall'euro, qual è la valuta di quel contratto? Sempre l'euro. In che esiste l'euro? Se poi l'euro cessa di esistere. Se io ho fatto un mutuo con la Deutsche Bank e non c'è più l'euro, qual è il... sono tutti no, rimane una moneta di conto che viene certo. In qualche modo utilizzata. Comunque non siamo ancora vicini a ipotesi di questa natura. In realtà il problema che si vede, e si vede anche in queste reazioni infantili nei confronti della Gran Bretagna, è la scarsissima qualità, dico pure anche intellettuale, in senso non proprio del QI, ma di quelli che dovrebbero mandare avanti le cose, perché ci mettiamo a dire: allora non usiamo più la lingua inglese perché non c'è nessun paese, vuol dire, come uno che dice cose del genere. Ma i giornalisti non è che poi non parliamo dei giornalisti, mettiamoci agli uomini politici, uno che fa questi discorsi quando, voglio dire, l'unica lingua che tutti parlano è l'inglese,
e lo dice con tono serio, è quello che poi dopo dovrebbe risolvere. Lui li crea i problemi, se non ci sono li crea, se sono piccoli li fa diventare grandi. Questo rende possibile che poi l'Europa si sfaldi, ma non è prevedibile come, perché la stupidità è creativa, non è che lo puoi sapere dove che trova la via per arrivare a distruggere. Questo non è tanto tranquillizzante, però io dico, mi sembra che tutte le volte che ci sia stato un problema serio, anzi, tutti quelli grandi sapienti l'hanno amplificato. Sì, ma non solo, si parla anche della gestione di questa vicenda di distacco, no? Si dice che se c'è un conflitto collaborativo con l'Inghilterra si può sciogliere il matrimonio, insomma, come rimanendo due buoni amici. Gli inglesi hanno trovato il nuovo primo ministro e credo che abbiano preso hanno dell'ottimo materiale per provarci almeno, e credo che sono più fiducioso che andrà molto bene per loro, e questo faciliterà anche l'eventuale collasso dell'Europa. Ma io più che il fatto che uno si stacca, perché quello che potrebbero farlo facilmente in realtà ci tengono, perché ottengono comunque dei contributi, e quelli che invece dicono ma io me ne andrei volentieri e potrebbero anche, hanno grossi problemi proprio per questa gabbia dell'euro che è stata creata, è più facile che ci sia una specie di sfaldamento, oppure potrebbe uscire la Germania, poi vediamo. Allora, siamo andati un po' lunghi, ma va bene così. Diciamo che vi abbiamo un po' raccontato un momento veramente, come posso dire, un po' pulsante sotto tanti aspetti. Vi abbiamo anche detto il modo in cui, come dire, pensiamo che potrebbero affrontarsi più i mercati, no? In questo momento. Vorrei ricordarvi che in agosto non avremo la pillola di borsa, che tornerà a settembre. Seguite il sito perché sceglieremo tra non molto la data. Da parte mia, grazie a chi ci ha seguito da casa, grazie a voi che siete venuti qui, buona estate, buone vacanze, ci rivediamo a settembre, e un saluto anche dall'ingegner Falco. Sì, speriamo di rivederci a settembre. E da Gianluca Beccaria. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie.